Tragico schianto nella notte, auto esce di strada e si ribalta, muore un ragazzo di 21 anni, grave l'amico che viaggiava con lui, due paesi sconvolti, il dolore di familiari e conoscenti. Case di riposo in allarme dopo il nuovo focolaio di Covid a Meledo di Sarego, 8 contagiati e struttura blindata, personale a rischio, autunno pieno di incognite per i centri anziani. Le prime anticipazioni di Zaia sulla nuova giunta regionale, sicure alcune conferme, Lanzarini e Donazzan prenotano il posto. Regolamento del commercio, scontro politico sul dietrofront della giunta Rucco, il sindaco nulla contro i kebab se a norma, le opposizioni accusano una brutta figura. Fiamme e paura nella notte in zona Teatro Nuovo, a fuoco una casa usata dai senza tetto come rifugio, è il terzo rogo sospetto in poco tempo. Violenta rapina a Monte di Malo, all'ospedale il farmacista picchiato e minacciato con una pistola e caccia al bandito fuggito con l'incasso e alcune confezioni di Viagra. Calcio, debutto sfortunato per il Vicenza al ritorno in Serie B, biancorossi KO di misura a Venezia, decide un rigore nel primo tempo, rimpianti biancorossi nel finale. Dal 1946, Casa di Cura Eretegna a Vicenza si occupa della vostra salute. Ora è completamente rinnovata nelle degenze e negli ambulatori. Nuova unità di terapia intensiva, chirurgia specialistica con le tecnologie più evolute. Con i suoi servizi sanitari all'avanguardia e i migliori medici specialisti riconosciuti a livello nazionale, Eretegna si occupa di ogni tipo di accertamento clinico, con tempi di attesa brevi e riducendo al minimo ogni disagio per il paziente. Accreditata con il servizio sanitario regionale. www.eretegna.com. L'abbandono dei rifiuti è un atto incivile. Getta i rifiuti nei contenitori o portali in ricicleria. Il tuo gesto responsabile per una città bellissima. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con l'edizione provinciale di TVA Notizie. In apertura la cronaca con il gravissimo incidente della notte scorsa a Cogollo del Cengio. Il bilancio è drammatico, un giovane di 21 anni è morto e un coetaneo è rimasto seriamente ferito. Erano diretti a Vicenza per completare una notte di festa che però si è trasformata in tragedia. Rettilineo che invita a correre e che stanotte è stato fatale per un 21enne di Velodastico. Strada provinciale 350. Siamo in territorio di Cogollo del Cengio, poco distanti dal ponte che porta nella zona industriale di Velo. La strada è quella che arriva fino a Piovene Rocchette. Poco dopo le tre una Subaru perde il controllo. Sull'asfalto sono visibili 20 metri di frenata, poi lo schianto contro il muretto perimetrale di un'azienda. La vettura si capovolge. Per Alessio Costa, che è alla guida, non c'è più nulla da fare, mentre l'altro passeggero, l'amico ventunenne come lui, Brian Camparin, rimane gravemente ferito. Durante l'incidente riporta parecchie fratture e la perforazione di un polmone. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Schio. La Subaru è un groviglio di lamiere, l'urto è stato violentissimo. Arriva anche l'ambulanza da Sant'Orso. I sanitari portano via il ventunenne ferito, le condizioni sono ancora serie. A Cogollo e a Velodastico c'è sgomento e dolore. Quei due ragazzi li conoscevano tutti, bravi e lavoratori, giovani con la voglia di far festa il venerdì sera. Speravo fosse una notizia infondata, invece purtroppo è così. Va tutto la mia vicinanza ai genitori. Una brutta storia che anche questa volta vede una vita spezzata di un ragazzo che fa riflettere adulti e giovani. Sull'incidente indagano i carabinieri. Velodastico e Arsiero oggi sono due comunità in lutto sconvolte dal dramma di Alessio e Brian. Mi ricordo agli elementari che lui era un po' più grande, lo vedevo in giro, Brian Compagnia invece lui sapeva abbastanza bene chi era. Alessio e Brian, entrambi 21 anni, legati da una solida amicizia, con una gran voglia di fare, di divertirsi quando la settimana lavorativa era ormai finita. Ieri però è stato un venerdì diverso per loro, tragico e crudele. Il dolore per la perdita di Alessio è grande, insieme ai suoi amici aveva trascorso la serata in un locale di Cogollo, poi la decisione di continuare a far festa in un altro locale, alle porte di Vicenza, dove quella Subaru non è mai arrivata.
Alessio era il terzo di quattro figli e lavorava come tornitore nell'azienda di famiglia. Oggi a disperarsi per la sua scomparsa sono la mamma Concita, il papà Adriano e poi Elisa, Cristina e Jacopo, il fratello più piccolo. Un figlio che ha appena fatto 18 anni, sono qua che tremo, vengono le lacrime negli occhi. Conosco solo i genitori, conosco il ragazzo, no, lo conosce mio figlio. Una scomparsa tragica che riporta alla mente altre storie simili, dolorose e incomprensibili. Molto sgomento, soprattutto perché molto giovane, noi siamo vicini alla famiglia molto sentitamente. Sono ore di attesa per Brian, ricoverato in codice rosso a Sant'Orso. Il ragazzo ha riportato vari traumi, ma rimane comunque vigile. Ha bense da grave, se grave. Da piangere. Ecco, da piangere. Torna l'allarme Covid nelle residenze per anziani dopo i nuovi casi a Meledo di Sarego, dove sono 8 i contagiati, tante le incognite in vista dell'autunno per le case di riposo. Non c'è pace per gli anziani e per chi si prende cura di loro. A 3 mesi dall'allentamento delle restrizioni, nelle case di riposo il Covid torna ad annidarsi tra i reparti. Nella struttura di Meledo di Sarego un gruppo di persone, tra ospiti e operatori, risulta positivo. Purtroppo il virus nella casa di riposo Bisognin è ritornato. 2 operatori sanitari e 6 ospiti sono risultati positivi al Covid-19. L'URSS è subito intervenuta facendo i tamponi a tutte le persone che hanno avuto contatti con queste ultime. 124 ospiti alla casa di riposo Bisognin, accessi blindati. Un secondo ciclo di tamponi sarà eseguito lunedì dal nucleo operativo del SISP, situazione monitorata anche dall'amministrazione comunale. Sono state isolati gli ospiti positivi in un nucleo ad hoc. Sospese nel frattempo le visite nella struttura che fu tra le più colpite durante l'emergenza di primavera. I parenti ora devono rassegnarsi alle videochiamate con la nonna perché il virus viene dall'esterno, si muove con le persone, i primi a veicolarlo potrebbero essere proprio gli operatori. Hanno il contatto più stretto con l'anziano, lo devono lavare, spostare, accompagnare e c'è chi con la cooperativa lavora in più strutture venendo a contatto con più realtà. Credo che in questo momento per noi sia determinante cominciare ad avere anche in dotazione tamponi rapidi. Sono 36 le case di riposo sparse nell'ULSS ottoberica, 4.000 gli ospiti e dei 2.500 lavoratori nell'RSA il 99% sono giovani donne e mamme. Dunque per l'autunno l'insidia viene dal mondo della scuola, perché l'operatrice madre con il bambino febbricitante dovrà restare a casa dal lavoro, il rischio così di trovarsi con un'organizzazione decimata. Noi ci troviamo operatrici ed infermieri che vengono chiamate e che devono rimanere a casa ad accudire i figli che sono tenuti fermi per un sospetto positivo in classe. Credo che anche su questo vada fatta una seria riflessione, perché noi tappiamo dei buchi e apriamo delle falle. Siamo alla politica. 5 giorni dopo la trionfale rielezione, Luca Zaia prepara la sua squadra. Oggi, in una uscita pubblica nel Padovano, qualche anticipazione tra le righe il governatore l'ha data e sono 2 le vicentine pressoché certe della riconferma in giunta. Come dico sempre io, chi fa l'assessore deve fare l'assessore e non deve perdersi e distrarsi in altre robe. Testa bassa e pedalare. Assessori a tempo pieno, preparati e sul pezzo, che non si perdano in polemiche politiche e battaglie personali. Così li vuole il governatore. Nomi ovviamente ancora non ne fa, ma traccia l'identikit dei futuri componenti della giunta Zaia Ter. Certo che ci sarà qualche riconferma, poi cercheremo di valutare anche le caratteristiche dei candidati a fare gli assessori, l'operatività, l'essere presenti. Tra le conferme date per sicure, quelle delle 2 donne vicentine già in squadra. Assieme a Manuela Lanzarin, traghettatrice della sanità nell'era Covid, prenota il ritorno a Palazzo Balbi anche Elena Donazzan, forte di quasi 11.000 preferenze. Meglio di lei, in Fratelli d'Italia, ha fatto solo il veronese Daniele Polato, che però di recente ha patteggiato un anno di reclusione con la condizionale per aver autenticato delle firme che sarebbero poi risultate fasulle a sostegno di alcuni candidati di Forza Nuova
prova nel 2015, un precedente che avrebbe fatto calare il veto di Zaia sul diretto interessato. Per conoscere il destino degli altri vicentini in lizza, da Roberto Ciambetti al capogruppo leghista uscente Nicola Finco, bisognerà aspettare l'insediamento del Consiglio regionale. Eventuali futuri assessori che sono già consiglieri devono prima avere l'insediamento del Consiglio, quindi le nomine avverranno solo dopo il primo Consiglio utile. Quanto ai temi da cui ripartire, l'autonomia rimane in cima all'agenda. Inaugurando la 16ª edizione di Caseus Veneti, la vetrina dei formaggi regionali a Piazzola sul Brenta, Zaia cita Einaudi e Don Sturzo. Siamo federalisti impenitenti. Grazie. La retromarcia della giunta Rucco sul regolamento del commercio ribattezzato No Kebab. Il sindaco oggi precisa la sua posizione, ma è già scontro con l'opposizione che chiede chiarimenti e parla di brutta figura. Sul congelamento del regolamento del commercio in centro storico, che di fatto stoppava kebab, catene di hamburger, così come negozi etnici, ma pure call center e macellerie non italiane e molti altri dentro le mura della città, compresa la costola di Viale Milano e dintorni, è scontro aperto con le opposizioni. Ma non solo. La decisione del primo cittadino di stoppare il documento piace anche a pezzi della sua stessa giunta e viene, a quanto si racconta, inghiottita a forza dall'assessore Silvio Giovine, che sulla questione non rilascia dichiarazioni e che di fatto ne aveva rivendicato la paternità. Rucco però specifica: nessun dietrofront, la decisione è stata condivisa. Si tratta ora di riaprire un tavolo che abbiamo condiviso con l'assessore, fare già nei prossimi giorni, per recepire tutte quelle indicazioni che nel frattempo ci sono arrivate, prima che vada in Regione Veneto per l'intesa, per poi portarlo in Consiglio Comunale. Quindi il provvedimento, una volta che parte per la Regione Veneto, deve essere rivisto, modificato, migliorato. E quindi nel nuovo regolamento rivisto kebab sì o no? Ma il kebab, se fatto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nel rispetto degli standard previsti dalla legge per qualsiasi tipo di attività di ristorazione, perché no? La vicenda scatena le opposizioni che attaccano. Imbarazzante, la retromarcia del sindaco sul regolamento del centro storico dimostra ancora una volta di non avere la capacità di gestire la giunta, le decisioni, il comune. Finalmente anche il sindaco se n'è accorto, la campagna elettorale è terminata, aggiungono gli esponenti di Coalizione Civica, una vicenda che farà discutere ancora e su cui si chiedono chiarimenti. Quando si dice che un documento è stato lavorato per un anno, vuol dire che è stata investita energia, risorse, c'è stata una condivisione, allora ci chiediamo come mai queste cose improvvisamente vengano meno. Restiamo in città, brucia nella notte uno stabile divenuto ormai rifugio abituale per i senza fissa dimora. Si indaga per capire se l'incendio sia doloso, è il terzo rogo sospetto in un mese. Aleggia l'ombra del dolo sull'incendio divampato la notte scorsa in uno stabile abbandonato di via Montecengio, in città, zona Teatro Nuovo, è diventato ricovero di fortuna di persone senza fissa dimora, in particolare nordafricani. Un rogo su cui la questura vuole vederci chiaro e che arriva dopo due incendi accaduti in zona nelle ultime settimane. Le fiamme sono divampate attorno alle 2.30 e sono stati i residenti a chiamare i vigili del fuoco quando una nuvola di fumo ha avvolto i palazzi che confinano con l'abitazione, un immobile di oltre 200 metri quadrati. Forte odore di bruciato, fortissimo odore di bruciato, perché eravamo tutti a letto e proprio ci ha svegliato l'odore che pensavamo fosse dentro in casa. Abitiamo due laterali in là. Il timore era quello che all'interno dell'abitazione diroccata vi fossero delle persone, magari rimaste intossicate dal fumo. Per questo gli uomini del 115 sono entrati nello stabile con gli autorespiratori, scoprendo fortunatamente che all'interno non vi era nessuno. Gli operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio, durate 3 ore, che ha coinvolto la parte centrale della travatura del tetto in legno, già in parte collassata. E che l'immobile fosse usato come rifugio lo testimoniano le immagini girate questa mattina quando le nostre telecamere hanno immortalato due stranieri uscire da una porta per poi allontanarsi. Voi vivete qua dentro? No, intanto viviamo qua. Ah, ieri sera c'è stato l'incendio, voi eravate qua dentro? No, siamo appena arrivati. Un incendio che sembra sospetto, secondo fonti investigative, che arriva dopo due episodi accaduti in un condominio a pochi passi da via Montecengio, dove sono stati dati alle fiamme un appartamento, dove vi sarebbe stato un continuo via vai di persone, soprattutto di notte, e un garage che sarebbe stato usato come rifugio notturno.
E proseguono le indagini sulla misteriosa morte del 24enne caduto da una balaustra accanto al santuario di Monteberico. La polizia analizza i filmati delle telecamere della zona. Rimane il mistero sulla morte di Luciano Roberto Truiglio Silva, 24 anni di origine peruviana, residente in città, morto nella notte tra giovedì e venerdì a Monteberico dopo una caduta di quasi 20 metri da una balaustra della terrazza poco distante alla basilica, in una proprietà privata che fa da tetto agli alloggi dei frati. Per gli investigatori della squadra mobile della polizia si esclude il coinvolgimento di terzi, ma oggi sono state esaminate le telecamere della zona e della pizzeria I Sette Santi, dove il giovane, stando al racconto della madre, era diretto quella sera in sella la sua bicicletta per portare il curriculum per lavorare come cameriere, ma al locale non ha mai fatto visita, come racconta il titolare. Abbiamo visto tutta la cartellina dei curriculum lasciati nei vari giorni e non c'era nessun suo curriculum. E, dopodiché abbiamo visto anche le telecamere, mi sono messo lì, ho detto Mario, ho il dubbio, e ho visionato tutte le 6 ore, quindi dalle 18 che abbiamo aperto fino a mezzanotte, e non c'è stata proprio nessuna immagine dove ci fosse questo ragazzo. Per cercare di fare chiarezza sulla vicenda, che ha ancora diversi lati oscuri, il PM Cristina Carunchi ha disposto l'autopsia sul corpo. L'ipotesi è che il ragazzo sia scivolato dopo essersi seduto sulla balaustra nel tentativo di fumare una sigaretta, ma nessuno sa se con lui c'era qualcuno. Il 24enne studente universitario è praticamente morto sul colpo, e a scoprire il corpo è stato un frate che ha sentito un rumore sordo provenire dal giardino. Rientriamo in studio per parlare del debutto del ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza, una prima con tutte le misure di sicurezza imposte dal Covid. Una prima più prima di tutte le altre, quella del 73esimo ciclo degli spettacoli classici all'Olimpico, per tutto quello che è stato, per come si è svolta. È toccata alla signora Dalloway di Virginia Woolf l'onore di inaugurare la stagione, nella riscrittura che ne ha fatto Giancarlo Marinelli, anche il regista, e con le interpretazioni di Anna Galiena, Ivana Monti, Fabio Sartor, Romina Mondello, Ruben Rigillo, Fabrizio Bordignon, Andrea Cavatorta e Giulia Pellicciari. Vicenza affida all'Olimpico un messaggio forte. Dimostrare che le cose di qualità si possono fare, si devono fare in sicurezza, ma soprattutto si devono fare. Un ciclo che quest'anno è stato totalmente condizionato dal virus. Il teatro del resto è da sempre un riparo sicuro per l'anima in sofferenza. Ricordiamoci che Vicenza, quando è nata con i soldati romani che avevano un teatro, il famoso Teatro Berga, che oggi è sottoterra, ma era il momento in cui loro si riposavano, si divertivano e godevano tornando dalla guerra. La signora Dalloway sarà in scena anche sabato e domenica e ancora giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Poi gli altri titoli del cartellone, così accolto dal pubblico. Ha risposto in maniera davvero commovente al nostro appello, riempiendo ogni data di questo ciclo degli Olimpici e già dando un premio straordinario al nostro sforzo. Autoricambi, autoaccessori e aftermarket di tutte le marche a Costa Bissara. Speedy Ricambi di Nicolò Basso, al vostro solenne servizio. Cronaca oggi nella pagina dell'Alto Vicentino. Parliamo di una violenta rapina a Monte di Malo. Un farmacista è stato picchiato da un bandito che è fuggito poi con un bottino piuttosto particolare. Sì, è la prima volta che mi vedo una cosa del genere. Con una pistola in pugno ha chiesto l'incasso della serata e alcune confezioni di Viagra. Un piccolo paese tranquillo a Monte di Malo, almeno fino a ieri sera. Nessuno aveva mai rampirato nessuno, soprattutto nessuno aveva mai usato tanta violenza. Verso l'ora di chiusura, intorno alle 19, un uomo che indossava un casco bianco da motociclista è entrato nella piccola farmacia e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare da Alberto Gambin, 57 anni, 400 euro e 4 scatole di Viagra. Non contento, ha intimato alla sua vittima di andare in bagno, l'ha colpita con il calcio della pistola sulla spalla sinistra, continuando il pestaggio a suon di pugni sul volto e sulla testa. Ancora prima l'uomo avrebbe caricato la pistola sotto gli occhi increduli del farmacista per far vedere che faceva sul serio.
Poi la fuga a bordo di una vecchia Vespa, quella che parecchi abitanti di Monte di Malo hanno visto aggirarsi per le vie del paese. Era uno scooterone datato, con un signore che girava, praticamente restava lì, continuava a girare nel motorino per una buona oretta, e dopo è entrato di corsa e è successo quello che è successo, e dopo è scappato, in teoria è andato giù per una stradina qua. Un rapinatore visto da tanta gente, descritto agli stessi inquirenti che seguono le indagini. Una notizia che ci coglie un po' impreparati, nel senso che da noi alcuni fatti non erano mai accaduti. Purtroppo la delinquenza non ha confini ed è arrivata anche qui da noi. Intanto migliorano le condizioni del farmacista ricoverato ancora in ospedale. Si sta riprendendo lentamente, comunque ha ricevuto numerose botte, anche con il calcio dalle pistole, dunque ha delle ferite che, oltre che fisiche, anche psicologiche da guarire. Ed è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Sant'Orso il motociclista di 36 anni di Lusiana Conco, che oggi alle 15 a Sarcedo è rimasto coinvolto nello scontro con un'auto mentre era in sella la sua moto, una Ducati. Il motociclista si è scontrato con una Peugeot 208 guidata da una sessantenne di Breganze. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura, una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 23 anni di Malo. Illesi i conducenti delle due autovetture. Sul posto la polizia locale Nord-Est Vicentino. Logit Termoidraulica, da oltre 30 anni nel settore civile e industriale, costruisce e installa impianti di riscaldamento e climatizzazione. Visita il nostro sito oppure contattaci. Borracce agli studenti di Montebello. Entra nel vivo il progetto di educazione all'ambiente che coinvolge anche il mondo dello sport. È importante prendersi cura del nostro pianeta. E una parte importante del nostro pianeta è l'acqua, sulla quale galleggia un grande SOS. Inquinamento e siccità ci impongono comportamenti più responsabili. Per migliorare il futuro nostro e di chi verrà dopo di noi. Ne abbiamo bisogno. Elena, Isabella, Nicolò sono alcuni degli alunni della scuola media Pedrollo di Montebello che ricevono un regalo speciale, una borraccia. Questa è una borraccia che sostituisce la plastica, ha dei simboli importanti. Il progetto Acqua in Comune, sospeso per il Covid, ora entra nel vivo. Siamo riusciti solo oggi ad effettuare la consegna di queste borracce che per noi ha un significato importante, il significato di un percorso che vogliamo compiere assieme alle scuole. Montebello, Zermeghedo, Gambellara sono i comuni che rientrano nel servizio idrico integrato di Medio Chiampo e il progetto ha visto anche l'installazione nelle scuole di erogatori per l'acqua. L'obiettivo di questa iniziativa è proprio insegnare ai bambini che è molto meglio bere l'acqua del comune, ovviamente microfiltrata, che quella nelle bottiglie di plastica. A consegnare le borracce una rappresentanza della Primavera dell'Ane, nel segno di un'educazione all'ambiente che si interseca al mondo dello sport. L'Ane Rossi è vicina a questo tipo di iniziative. 2T Arredamenti, un servizio artigianale su misura per il cliente pubblico e privato. Progettiamo e realizziamo le tue idee. 2T Arredamenti, a Longare. La pagina dell'area berica ci porta a Brendola, dove per garantire il pranzo in sicurezza dei bambini delle elementari, la mensa è stata spostata in un'altra scuola e al posto dei lunghi tavoloni vengono recuperati i vecchi banchi singoli. Poco igienico mangiare sui libri, niente pranzo in classe. Il sindaco si rimbocca le maniche alla ricerca di una soluzione compatibile con le regole sanitarie anticontagio. E durante il cantiere dei lavori antisismici sulla media Galilei, non solo utilizza lo spazio per ospitare i seggi, evitando così la chiusura della scuola, ma poi ha deciso di convertire il piano terra a mensa. Abbiamo ricavato mezzo piano dedicato esclusivamente alla mensa, quindi avremo 4 aule dedicate alla mensa, ogni alunno avrà il suo banco dedicato e ogni sezione sarà divisa con uno spazio di più ampio di 2 metri. Gli alunni delle elementari Bertilla Boscardin, che hanno rientro pomeridiano, non potevano più utilizzare la mensa interna perché troppo angusta la sala. Così dalla prossima settimana potranno trasferirsi, quando suona la campanella, nella vicina media e al posto dei tavoli lunghi mangeranno sugli ex banchi, altrimenti destinati al macero.
Sulla mensa abbiamo utilizzato qui 100 banchi che abbiamo sostituito con i nuovi banchi. I bambini avranno ingresso separato, pranzeranno così a 1,20 m di distanza uno dall'altro, con un distanziamento di più di 2 metri tra le diverse sezioni, in piena sicurezza. Dal 6 ottobre torna in città il Festival della Mobilità Sostenibile, che vuole dare un forte segnale di ripartenza alle imprese dopo la crisi post-Covid. 10 gli appuntamenti in programma in 4 giorni. Abbiamo voluto fortemente fare questa edizione proprio per andare nel senso della ripresa, dare fiducia anche alla società tutta, non soltanto al mondo degli imprenditori. Dal 6 al 9 ottobre torna Citemos, il Festival Città della Tecnologia per la Mobilità Sostenibile, un forte segnale di ripresa e speranza per il futuro che Confartigianato vuole dare alle imprese del territorio dopo i mesi difficili causati dall'emergenza Covid. Un'edizione speciale, 10 gli appuntamenti in programma nella suggestiva location della Basilica Palladiana, simbolo della città. 70 i posti a sedere nel rispetto delle misure anticontagio, con la possibilità di seguire gli incontri in streaming. Riflettori puntati quindi su mobilità sostenibile, sviluppo, ambiente e nuove tecnologie. Proprio per quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 90 giorni andiamo a rivedere tutte quelle cose, tutti quei criteri che avevamo pensato anche nelle 3 edizioni precedenti, perché credo che tutto ciò che ha a che fare per esempio con la digitalizzazione ha avuto un'accelerazione in quei 90 giorni di lockdown. Cosa sarebbe stato quel periodo per esempio se non avessimo avuto internet che ci ha tenuto collegati con il mondo? Uscire dalla crisi post-pandemia significa reinventarsi, costruire un nuovo futuro. Un futuro dove bisogna sempre più puntare sulla sostenibilità e l'innovazione. Sarà questo il cuore pulsante intorno al quale verteranno incontri e dibattiti rivolti a cittadini, imprese, al mondo dei professionisti, ma soprattutto alle nuove generazioni. Si inizierà proprio dai giovani, martedì 6 ottobre, presenti gli studenti dell'Istituto Tecnico Statale Meccatronico Veneto nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico. Atteso anche il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Partiremo già il primo giorno con gli istituti superiori che si confronteranno sulla tematica della robotica grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano Tecnologia, mentre il giorno dopo avremo un collegamento in streaming per le scuole medie con Off Passion. Off Passion è una società costituita da proprio una start-up da giovani ragazzi. In chiusura lo sport, il calcio, Vicenza sconfitto all'esordio in campionato, a Venezia finisce 1-0 per i lagunari. Il gol decisivo arriva su calcio di rigore trasformato dallo specialista Aramu al 36esimo del primo tempo, penalty per un intervento falloso commesso da Pontisso su Capello ma apparso generoso. Molte occasioni da una parte e dall'altra in una gara complessivamente equilibrata. Il Vicenza ha sfiorato il gol con le potenti conclusioni di Beruato e Pontisso e nel finale con Cappelletti, e recrimina per un episodio sospetto in area del Venezia. Era molto più rigore il nostro del loro, ha detto a fine partita mister Di Carlo. I dettagli nel TG Sport. Bene, l'estate ormai sembra anche climaticamente finita, ma l'album delle vostre vacanze è ancora ricco di foto e di video. Andiamo perciò ad aprirlo anche questa sera. Grazie per averci seguito, alle prossime edizioni. Arrivederci. Per aderire all'industria 4.0 affidati a Scortegagna Stefano, rivenditore della suite CIMCO per l'Italia. Rispetta tutti i requisiti vigenti per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Scortegagna Stefano collabora con diversi studi per la sicurezza aziendale, così da fornire perizie per le macchine collegate. La festa con te tutta la notte, sei già nella...
L'abbandono dei rifiuti è un atto incivile. Getta i rifiuti nei contenitori o portali in ricicleria. Il tuo gesto responsabile per una città bellissima.